Wars, ho pensato mentre si completa l'ennesimo aggiornamento di Origin di registrare la intro. Ecco, approfitto per ringraziare tutti quelli che hanno guardato lo scorso gameplay di The Sims 3. Avrei voluto magari qualche visualizzazione in più, però diciamo che lo faccio anche soprattutto per passione verso questo gioco, verso dei forum che stanno morendo, verso dei forum che, dove la gente non commenta più, non posta più, quindi prima che smettere di giocare a questo gioco, almeno finché avrò questo computer, e sperando che non si rompa in maniera troppo dolorosa, ho pensato appunto di di fare dei gameplay anche su YouTube, soprattutto. Mi è piaciuto il fatto che abbiano commentato due persone che non vedo spesso, che sono sorellina e semplicemente Andrea. Che saluto, spero che commenterete anche questo video. Li ho chiamati appositamente con i nomi dei loro canali, così se volete andare a vederveli, potete andare a vederveli. Credo di essere riuscito a registrare anche la voce questa volta. Ringrazio, oddio, come si chiama? Skyrim, Dragon, eccetera, eccetera. Insomma, tu per avermi suggerito di controllare meglio le impostazioni. E niente, adesso sì. L'aggiornamento non è ancora finito, quindi noi stoppo un attimo e noi ci vediamo fra un po' quando sarà effettivamente partito il gioco con il vero e proprio gameplay. Avevamo lasciato la nostra Marzia che andava a lavorare e a noi tutta la parte del lavoro non interessa, quindi ci saranno ingenti tagli in questo video. Rieccoci qui, approfittando del fatto che Marzia stia rientrando, io direi che possiamo fare qualche piccola spesuccia. Io vorrei prendere il lavello per non avere piatti per terra tutta la vita. Quindi questo lo buttiamo momentaneamente per terra. Andiamo nei sanitari, appunto, prendiamo il sospirato lavello perché proprio ci serve a costo di sacrificare il nostro modo di cucinare. Sposto un attimo il letto un po' più in qua, che dopo rimetteremo a posto. Quanti letti ho preso? Aiuto, perché ci sono due letti? Oddio, c'è un bug. L'unico che effettivamente ci possiamo permettere è questo. Ecco. Così lo metto un po' alla cavolo, ora. Velocizziamo il ritorno della Marzietta. Volevo andare a conoscere il tizio, ma siccome lei è molto stanca, se andiamo a dormire e a questo punto taglierò il video anche qui. Allora, lei avrebbe bisogno di una doccia, però non c'è soldi sordi, quindi provo a telefonare all'ARS e invitarlo, così magari, non so, questa relazione la approfondiamo maggiormente, e mentre l'ARS arriva, eventualmente, proverò a lavare questi due piatti di numero, sperando che egli accetti. Certo, salutate fra poco. Wow. Allora, tu fai la brava, lava i piatti, perché insomma non si ricevono gli uomini in casa senza aver lavato i piatti. Su. In realtà nemmeno le donne, prima che qualcuno mi accusi di sessismo, non si riceve nessuno senza aver lavato i piatti. Io, mentre aspettiamo Lars, con questo nome molto tedesco che a me piace, peraltro.
Ecco, si sente sfortunata. Non mi dica che Lars ci tira il pacco. Però mi sembri contenta, quindi magari il pacco non ce lo tira, che ne so. Sto ragazzo non si vede, noi dobbiamo pagare le bollette. E non abbiamo i soldi per le bollette, fantastico, così rischiamo anche che la gente ci pignori. Lars non si vede, lo richiamiamo, lo reinvitiamo un'altra volta. Eccolo, eccolo. Qui ho perso una parte in cui faceva l'amicizia. Allora, io non so dove si è tagliato, ma Lars e Marzia erano riusciti a diventare amici e ci eravamo detti che se riusciamo a convincere Lars a vivere da noi, l'episodio si concluderà qui. Perché saranno sicuramente venuti già troppi minuti. Devo fare il tutto in 10 minuti di orologio, quindi sto un po' zitto. No. Sto sbagliando, ecco, mi sono dato fretta e mi sto impaperando. Lars Royal. Che cavolo di cognome è Royal? Giustamente sono le 4:40 della mattina. Lars non ne può più. E se riuscissimo a chiedergli di convivere? Almeno di convivere, non vi dico di innamorarvi. Chiedi di convivere, ecco qui. Finita la barzelletta, proviamo a chiedere di convivere. Duesimo leone, io ti amo. Vendi mobili, bravo. Sì, quindi Lars si trasferisce. Allora, ragazzuoli, io stoppo un secondo. Facciamo che vi sistemo la casa. Se ce la faccio, rifaccio il look a Lars e continuiamo a registrare fra un attimo. Allora, in realtà il look di Lars non ve lo posso far vedere proprio completo perché mi sono ricordato che non ho le luci. Questo berretto probabilmente farà parte dell'abbigliamento invernale oppure no, vedrò. E siccome adesso siamo in estate, gli lascerò probabilmente una bella rapa, come si dice in questi casi. Comunque questo è il suo aspetto, mi aspettavo meno nappa, però anch'io ho la nappa, per cui insomma ce la teniamo. E io direi che il video per oggi finisce qui. Io sistemo ancora un po' di cose, gli faccio cercare il lavoro, gli faccio finire questo benedetto sonno di cui non si accontenta mai, si è già alzato per lavarsi, per mangiare, per far pipì. Vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto, sperando che non vengano troppi minuti. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i propri video. Certo, i propri video. I prossimi video e seguitemi su tutti i social, che non siamo nemmeno 200 su Facebook e poco più di 100 su Instagram. Vi mando un bacione. E ci vediamo al prossimo video.